Ciao ragazzi, sono Ryzen ed oggi insieme andremo a preparare il pesto alla zucca. È una ricetta che si conserva bene in frigo per almeno 4 giorni o in freezer, nel mio caso per almeno un mese, ma la durabilità varia molto a seconda degli ingredienti che andate ad utilizzare. Vi spiegherò meglio più avanti. Ho iniziato subito con 200 g di zucca già cucinata nel forno, però se voi non ce l'avete già pronta potete mettere in una padella la zucca fatta a cubetti, 200 g, con 150 ml di acqua e cuocerla. Una volta pronta basta fare la prova dello stecchino. Andate tutto a triturare oppure potete utilizzare un mini pimer. Oppure ancora, per chi non ce l'ha, scolate un po' d'acqua e poi schiacciate tutto con la forchetta. In questo caso io vado a triturare 200 g di zucca con un pizzico di sale e 50 ml di acqua, perché voglio una salsa molto densa. Una volta effettuato questo passaggio, ci basterà andare sui fornelli a preparare la nostra pancetta. Io in questo caso ne ho utilizzato 150 g. Ovviamente questa dose può essere variata in base ai vostri gusti. Potreste variare la pancetta con lo speck o addirittura aggiungere delle verdure a crudo. Una volta pronta la nostra pancetta, andiamo ad incorporare la zucca e lasciamo cuocere per 2-3 minuti a fuoco medio. Dopodiché aggiungiamo il nostro formaggio spalmabile e mescoliamo ben bene. Attenzione, al posto del formaggio spalmabile potete tranquillamente utilizzare della ricotta fresca oppure utilizzare il formaggio al tofu per rendere il piatto totalmente vegan. Ovviamente questo andrà a variare il tempo di conservazione del nostro pesto. A questo punto potete o conservarlo in un barattolo con chiusura ermetica. Quando è ancora bollente, magari, e mettendolo a testa in giù, si creerà il sottovuoto e si conserverà perfettamente nel frigorifero per almeno una settimana. Oppure potete decidere di congelarlo. Vi lascio qui un esempio, dove non ho fatto altro che cucinare delle farfalle, unirle al pesto e successivamente aggiungere del pepe. Sono buonissime! Detto questo, vi invito a seguire anche la ricetta preparata precedentemente, quella della cheesecake, e a darmi dei consigli su quale potrebbe essere la prossima realizzazione. Vi ringrazio per seguire il mio canale, ricordatevi di iscrivervi e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Detto questo, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, da Ryzen.